Sento una crack crack, ma niente dolore. Bravissimo. Ok. E lei adesso qui, comunque prima era bloccato qui, adesso un po' questo vetro L5. Oh. Punch in giù. Ecco, in estensione qui. Inspira profondo. E fuori. Bravissima. Ok. Lascia libera. Inspira. E fuori, lascia. There you go. Bene, bene. Ok, io sono il dottor Tony Caruso. Lei è? Arianna, ciao. Ok. Special guest today, yoga instructor. Dai, parli un po' di te. Sono un'insegnante di yoga vinyasa da ormai 4 anni e adoro, diciamo, lo yoga, il mondo dello yoga, ma come ogni sportivo, diciamo che ogni tanto necessito di qualche... Sì, cosa senti? Cosa, hai qualche dolore, qualcosa così? Palla destra, un pochettino. Palla destra. Fa male più se ti giri così o sotto? Dipende... Quando faccio questo tipo di movimento, okay. Quindi rotazione, mm-hmm. E collo, un po' di rigidità nel collo. Capogia, vomito, nausea? No, direi solamente un po' di cervicale. Ho avuto dopo il volo, ho fatto un volo aereo, purtroppo tornando da Bali verso l'Italia, di 12 ore. E tornando, non andando. Esatto. E ho avuto un po' di fastidio, diciamo, okay. La cervicale. Ok, è in basso? Un po' anche le lombari. Sì. Sulle glutei, dolori sulle gambe, così o solo centrale? No, centrale. Ok. Centrale. È fantastico avere una yoga instructor perché loro, la spina, faccio questo da 30 anni, la loro spina dorsale è meglio di tutte. Non vorrei deludere le aspettative. No. Comunque, ho paragonato a tutto il resto e ti sicuro migliore. Adesso farò una controllo su di te, niente che faccia fare dolori, se hai qualunque domanda mi fermi. Mi certo. Chiedi? Se no può capire il mio accento, mi chiede l'inglese. Unisci i piedi. Ok. Quanti ne hai? 35. Oh my God, sembra molto più giovane. È lo yoga. Si dà? Yoga. Praticate yoga. Chiropratica. Grazie. Ok, chiudi gli occhi. Ok, se si vede che si dondola un po' più a destra, no, potrei mettere un po' di, se input, ma facendo così che... Watch, facciamo così, questo è un test. Chiudi gli occhi. È già più stabile, non si sbanda. Ok, so quello mi dice che di input dalla destra che finisce sull'emisfera sinistra. Il motivo che lei si dondola così quando chiude gli occhi è perché questa parte qui, il tono muscolare qui, è meno tono di qui. Così se lei si dondola finché si contrae. Quando mette di input qui, aumenta la frequenza dell'emisfera sulla sinistra, aumentando temporaneamente i muscoli qui e poi lei era più ferma. Apri gli occhi, gira verso di noi. Unisci i piedi. Mette le mani su così. Chiudi gli occhi. Tocca il naso con queste dita. Ok, ritorna. Solo con mignolo. Siri, shut up! Sorry. Chiudi gli occhi. Ok. Tocca il naso. Sempre sinistra. Sì, con questa. Ok. Scusate, Siri non è invitato qui. Shh. E poi, se dici qualcosa cattiva, Siri, io non rispondo a quello. Ok. Vediamo. Siediti qui, verso di noi. Segui le mie dita solo con i tuoi occhi, la testa ferma. Okay. You know, quando qualcuno segue gli occhi, stiamo attivando più, si chiama pursuit. How do you say pursuit? È una cosa neurologica, un pursuit dove stai usando più questa emisfera di questa. So, un modo che possiamo vedere, segui, come si muove questi occhi, che lei andando qui ha un po' meno, nel senso che si fa così. Vai punch in su. E la cosa interessante di movimenti di occhi a livello neurologico, immagina un binario come siamo qui a Costa Venezia. Oh my God, shut up Siri. No problem, I won't.
Tornando alle serie di occhi, neurologicamente quello che si, il binario neurologico che muove gli occhi è lo stesso che si muove la vertebra, e per quello possiamo usare gli occhi per vedere anche come sta funzionando la vertebra, come sta muovendo. Lo chiamano in diversi nomi, la neurologica strada, che usa le serie degli occhi in confronto della schiena, e come Corso Venezia che diventa Corso Europa, ma la stessa strada. Adesso vediamo come sta muovendo. Sì, si sente qui là, io prendo la sua, come essi c'è dolore, ok? Yes. Questa è C2, ok? La seconda vertebra. How do you say axis? Because there's a first. No, the first vertebra is atlas and the second vertebra is axis. No. Accesso. We'll look that one up, non lo so, vediamo. Axi forse. Oh. Ok, so là è bloccato in rotazione. I mean, ovviamente the yoga instructor è molto flessibile. Vai punch in giù. Sono tu a tempo libero, cosa fai tranne yoga instructor? Cerco di andare in vacanza se posso. I like that. So work, vacanza. Yes. Più work di vacanza. Più work, sì. Good. Purtroppo sì. Oh. Si lavora tanto. Good, we like that. If you don't work a lot, not good. Forse devo segnalare che ho avuto una frattura del femore quando ero piccolina. Tu hai avuto una frattura, sì. Destro o sinistro? Sinistro. Ok, come hai fatto quello che è l'osso più forte nel corpo? Facevo pattinaggio artistico sul ghiaccio. E ho sempre, diciamo, avuto una vita sportiva. Avevo 9 anni e mezzo. E frattura scomposta, quindi. Ok, anche qui un pochino bloccato. Destra mi dava un po' più fastidio. Sì, un pochino qui, la sento, sì, e anche qui. Queste vacanze dove vi piace? Vuoi stare in Italia? Vai estero? Prossime vacanze? Sì, well, sì. Spero di ritornare a Bali perché... Ti piace questi posti? Sì, mi piacciono e mi piacerebbe organizzare un retreat. Una cosa? Un retreat, un yoga retreat. Ok, siediti su verso di me. Voglio farvi vedere se qualcosa... Siediti qui, vai in giro qui così voglio muovere... No, tu stai dritto qui. Provi a seguire gli occhi quando lo faccio e lo vedrai, vediamo. Tu devi seguire gli occhi soltanto con non muove la testa. Vedi che fa un po' così? Ok. Now, this is soltanto... Sto solo mostrando che ci sono diversi modi di stimolare il sistema nervoso. Prima ho fatto così per vedere che lei aumenta i muscoli di... Olfactory, how do you say olfactory? Olfatto. Questa, che alla fine questa è caffè. La cosa interessante, quasi tutto di input nel sistema nervoso, se io tocco qui, finisce qui. Olfactory è unilaterale, ok? So lei adesso, se vorrei soltanto che io faccio, chiudo così e ti chiedo di respirare dentro. Ok. Un'altra volta. Ok. Va bene, lascia. No, è un temporary stimolo, ok, che aumenterà la frequenza qui. Voglio vedere come si muove gli occhi. Segui gli occhi così. Ok. No, sì, quello non è cambiato, non è abbastanza stimolo. Vediamo, vai punch in su. Tu sei di Milano, dove sei nato? Di Milano, nata, cresciuta, vissuta a Milano. Right, we like that. Loro sono da Roma, ci piace Roma. A me piace Roma. Jesus Christ, cosa ti piace di più, Roma o Milano? Sono città molto diverse. Very diplomatic young lady. Ok, farò una manipolazione qui, ok. Sento la cricra, ma niente dolore. Bravissima. Bello. Ok, bello, ci piace. Segui la mia dita. Ok, e sì, è l'aggiustamento che è più potente di questa, e come si seguiva gli occhi era molto più liscio. Vediamo.
Comunque io sono d'accordo con lei, tutti dobbiamo fare yoga. Assolutamente. La tua pagina di Instagram è, this is publicity, marketing, quella che ha detto che non va bene, è arielle.yoga. Ok, seguila. Punch in giù. Ok, anche questo giù. Ti chiederò di alzare questa gamba così quando ti dico. Alzala. Ok, giù. Questa, giù, ok. Se questa si sente la differenza, gira verso di me sul fianco sinistro. Il 95, quando sono arrivato in Italia, io facevo già yoga, e il 95 non c'era nessun uomo che faceva yoga. So, ogni volta che entravo a studiare, io e 12 donne, il 95, dal 95 fino al 2000. Poi dopo, piano piano, si è preso molto più... Comunque gli yogini uomini sono veramente, hanno un core pazzesco, riescono a fare delle asana che per noi sono... Lascia libera. Dall'altra parte. Così. Ok. E lei adesso qui, comunque prima era bloccato qui, adesso... un po' questa vertebra L5. Ok, pancia in giù. The pazienti come l'ultima volta, 24 anni, o the yoga instructor, non i migliori pazienti perché sono forti, molto flessibile. Ok, metti questo giù. Un pochino più giù. Ok. Adesso lascio le manine e va giù qui. Anche qui si l'era bloccato in... ecco, in estensione qui. Inspiro profondo e fuori. Bravissima. Ok. Siediti su. Lei aveva un problema anche alla spalla, vediamo. Quale spalla, sinistra o destra? Destra. Mi sento già più... leggera. Bene. Well, tra yoga e chiropratica, mangiare bene, ci siamo. Bicchiere in mezzo pieno, be grateful. Grata, quella è salute. Era destra o sinistra, scusami? Destra. Ok. Ok, sì. Questo sarà un po' doloroso. E probabilmente anche qui, la sua sottospinata qui, mi dispiace. Lascia libera, inspira, e fuori, lascia. There you go. Questo non è carino perché fa male. Questo muscolo è mezzo lesionato. Ok. Ok. Anyway, dai, stai in piedi qui. Vediamo. Gira la schiena verso di me. Chiudi gli occhi. Arianna, saluto tutti, tutti fa yoga, thank you so much, e grazie, tutti grazie. Anche. Da Tony Caruso. Ciao. Fantastico, grazie, ciao.